Sacrificando una parte delle ferie estive, un venerdì mattina si ricoverò alla clinica Le Magnolie, specializzata in cure dimagranti. Lei è venuto per la parcella, vero? No, veramente io sono venuto per la cura dimagrante, perché vede, sono un po'... Perfetto. Le dico subito le nostre condizioni di pagamento. Tutto subito. È la regola, è un validissimo incentivo psicologico perché il paziente si impegni nella cura. Sì, ma io non ho molto liquido, io pensavo di... Beh, mi sembra che qua ci sia del danaro. Sì, ma io... 50.000 lire, di cui diciamo 10 di mancia alla signorina, 40.000 me le incamero io, per il resto lei ora mi firma un effettino e i santini rimangono a lei. La ringrazio molto. Ecco. Scusi, dato che non ho ancora fatto colazione, mi può dire gentilmente in che cosa consiste il vitto? Niente, i primi 10 giorni di digiuno assoluto, né mangiare né bere. Ma scusi, ma allora il bugliolo a cosa serve? Ma questo è risotto con i funghi. Ma questo è proprio il risotto con i funghi! Dov'è il risotto con i funghi? Non c'è! C'è solo l'odore! Glielo mandano apposta attraverso quella bocchetta d'aria che è sotto la branda per torturarci! Io stanotte ci ho brasato con le cipolline che mi piaceva tanto! Tappi la bocchetta con la giacca se non vuole impazzire! No, non resiste. Fantozzi scoprì così che i veri guadagni del direttore della clinica provenivano da vilissimi commerci notturni. Tagliatelle alla boscaiola! Paglia e fieno ai quattro fieno formaggi! Carbonara! Rigatoni alla bella Bologna! Picci per favore! Denaro contante per favore! Gradisce? Quant'è la porzione? 28.000. Paglia e fieno? Ecco, le ultime 30.000, lei non voglio il resto! I bucatini? Sì, bucatini, tanti bucatini! Oh, ecco i bucatini! Presto, ecco. Per carità, presto! Lei? Lasagnette. Lasagnette? Sì, lasagnette. Quanto ha? 10.000 lire, ma ci metto del formaggio, per favore, sì, ne metta ancora. Ma come? Ma mortacci vostri. Eccola servito, signore. No. Vado via? No! 28.000 lire, ladri! Ladri, non mi avrete mai! Lo ebbero dopo 2 giorni e 2 notti di eroica resistenza. Belle, sono fumanti! Ravioli di spinaci al doppio burro! Ho i soldi pronti! Che cosa c'è stanotte? Pappardelle al sugo di lepre. Me ne die 2 porzioni. 56.000. Ma non più contanti, come faccio? Abbiamo cambiali già compilati. Mi dia, qua. Fantozzi nelle notti seguenti firmò 280.000 lire di cambiali. Poi perse il conto di tutto. Und passen Sie auch der 5. Abteilung, ja? Natürlich. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Leute nicht zu viel essen. Das ist zu viel. Das kostet zu viel. Verstehen Sie, ja? Also bitte nicht, ja. Mama.
acchiappato, mangiava, colto sul fatto. Portatelo via! Al controllo, schnell! Controllo peso paziente numero 28. Controllo peso paziente numero 28. Quella stessa notte Fantozzi firmò due cambiali giganti e si pagò la specialità più costosa della casa. Spaghetti alla Monte Cristo. Stehen bleiben!